Buongiorno e benvenuti agli ascoltatori di Casale Monferrato per quanto concerne l'edizione di questo TG di Fraser TV. Iniziamo con l'Eternit, il processo si è chiuso infatti con l'udienza di lunedì, l'escussione degli 8 testimoni citati dalla procura all'interno del processo Eternit bis. La Corte d'Assise di Novara, presieduta dal giudice Gianfranco Pezzone, affiancato dalla collega Manuela Massino, più i popolari, si trova dunque a giudicare quello che è l'ultimo patron di Eternit, il magnate svizzero Smidaini, accusato dell'omicidio volontario con dolo eventuale di 392 persone. Due le sedute dibattimentali dei giorni scorsi, venerdì scorso sono stati ascoltati come testimoni il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, chiamato a testimoniare in merito al ruolo della Regione, in merito a finanziamenti e a costi sanitari, e due colonne di Afeva e della lotta all'amianto, Bruno Pesce, che ha raccontato la sua esperienza di sindacalista e segretario della Camera del Lavoro, impegnato in Eternit, e Giuliana Busto, attuale presidente dell'associazione, che ha ripercorso la triste vicenda della morte del fratello Pier Carlo nel 1988 a soli 33 anni, una delle prime vittime ambientali. Lunedì scorso invece è stata la volta del sindaco di Casale, Federico Riboldi, e dell'architetto Piercarlo Coggiola, dirigente del settore tutela ambiente, che si sono focalizzati sul ruolo del comune nelle bonifiche e di Giovanna Patrucco, figlia dei titolari dello storico alimentari del Ronzone, che ha portato come pondrano e pesce la sua testimonianza di vita attorno alla fabbrica di Ronzone. Veniamo alla cronaca, attimi di panico in via Le Ardi nella mattinata di martedì scorso intorno alle 9.30. Infatti durante una lezione di educazione fisica nei giardini di Viale Piave, uno studente di 17 anni ha aggredito improvvisamente e senza alcun motivo il suo insegnante con calci e pugni per poi allontanarsi e vagare tra i giardini e via Le Ardi. In quel momento stava passando una pattuglia del nucleo di pronto intervento della polizia locale che, allertata della situazione, ha intercettato subito dopo lo studente. Gli agenti sono stati raggiunti anche da una pattuglia dei carabinieri di Ozzano Monferrato inviata proprio dal 112. I tentativi di avvicinare il ragazzo per cercare di calmarlo sono stati però vani. Come colto da un raptus, infatti, lo studente ha tentato di colpire con calci e pugni gli operanti, ma non riuscendo ha spostato la propria aggressività verso le auto di servizio e alcune delle altre auto parcheggiate. Nel frattempo la centrale operativa della polizia locale ha inviato sul posto una unità medicalizzata del 118 e una seconda pattuglia di rinforzo. All'arrivo del personale medico è stato immediatamente contenuto e immobilizzato, permettendo ai sanitari di sedarlo e consentirne il trasporto in una struttura medica specializzata. La forte resistenza apposta durante i tentativi di immobilizzazione, amplificata dalla rilevante prestanza fisica del giovane, ha portato alla frattura del polso e a traumi di più lieve entità a tre degli agenti della polizia locale intervenuti. Anche durante le prime fasi del ricovero è stato necessario un ulteriore intervento di contenimento effettuato dal personale della questura di Alessandria, città dove attualmente è ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale civile. Per l'aggressione subita anche all'insegnante di educazione fisica ha riportato quest'ultimo lesioni da trauma con una prognosi di 10 giorni. Dai successivi accertamenti svolti dall'ufficio di polizia giudiziaria del comando della polizia locale è stato inoltre accertato che il ragazzo attualmente è seguito dal reparto di neuropsichiatria dell'ASL di Casale Monferrato e che prima dei fatti accaduti martedì scorso non aveva mai evidenziato comportamenti connotati da una tale aggressività e violenza. Il minorenne, in attesa di accertare le sue capacità cognitive e volitiva, al momento dei fatti è stato segnalato alla Procura dei Minori di Torino per i reati di resistenza e lesioni aggravate. Ancora cronaca, carabinieri di Ocimiano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva un 86enne con precedenti specifici e un 79enne amministratore di una società dell'Ovadese che nel corso del tempo e sino al settembre di quest'anno avevano realizzato e gestito una discarica di rifiuti speciali costituiti da materiali provenienti da costruzioni e demolizioni in una zona pertinente ad un'area di servizio in via Ultimazione in agro di Casale Monferrato. L'area di circa 1000 metri quadrati veniva dunque posta ovviamente sempre sotto sequestro.
Ancora i carabinieri di Ocimiano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato un autotrasportatore 59enne che nel mese di agosto aveva sottratto da un TIR la carta tachigrafica del conducente, che aveva utilizzato il mezzo prima di lui lasciata nel dispositivo di controllo al fine di registrare il prescritto periodo di riposo, costringendo dunque la vittima a denunciarne la sparizione e rimborsarne il costoso duplicato. Attraverso l'analisi della memoria di massa del veicolo, i carabinieri riuscivano ad accertare che la carta era stata estratta dal 59enne nello stesso momento in cui aveva inserito la propria, mettendolo così nelle condizioni di doverla restituire, ammettendo ovviamente le proprie responsabilità. Una delegazione di 15 tra agenti di viaggi e tour operator piemontesi ha visitato Casale Monferrato e Valenza con l'Eductor organizzato da Flavet Piemonte, associazione regionale della Federazione Italiana Agenti di Viaggio e Turismo aderente a Confcommercio. È ripresa così la serie di tour professionali in Piemonte voluti con forza da Gabriella Aires, presidente di Flavet Piemonte, appena nominata nel consiglio di amministrazione di Visit Piemonte, per favorire il turismo di prossimità, la formula di viaggio che per prima sta riprendendo quota in Italia. All'organizzazione ha collaborato anche Roberto Girino, che con il suo tour operator Dimensione Futuro, commenta Aires, ha fatto per noi un lavoro eccezionale. La città nel patrimonio UNESCO ha bisogno ovviamente dei professionismi del turismo. La Croce Rossa di Casale Monferrato svolgerà nel mese di ottobre 4 giornate formative per l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, il classico DEA. Il corso aperto a tutta la popolazione ha una durata di 4 ore e al termine sarà rilasciato dalla stessa Regione Piemonte un brevetto con validità nazionale. Dopo il periodo di formazione i partecipanti avranno acquisito le conoscenze per sapere quali comportamenti seguire per attuare un primo soccorso tempestivo in caso di arresto cardiaco. Il corso, ricordiamo, fa parte del progetto Casale Cardioprotetta finanziato dalla città di Casale Monferrato, un progetto obiettivamente ambizioso e importante che grazie al comitato cittadino della stessa Croce Rossa ha come obiettivo l'incentivare la formazione per l'utilizzo del DAE, ha spiegato questo l'assessore Luca Novelli, perché a volte basta poco per poter salvare una vita. Per questo dunque invitiamo a partecipare ai corsi affinché un numero sempre maggiore di persone abbia l'abilitazione e possa non solo a Casale saper affrontare un primo soccorso con il defibrillatore. Per partecipare a uno dei corsi abilitativi a questo utilizzo è necessario preiscriversi collegandosi alla pagina del Comune di Casale Monferrato, vale a dire www.comune.casale-monferrato.al.it/corsi-dae21. Dopodiché compilare in tutte le sue parti i form, scegliendo le date e i giorni. Le date disponibili ricordiamo che saranno sabato 9 ottobre, iscrizione entro il 1 di ottobre per poter partecipare già alla prima, quindi domenica 10, sabato 23 e domenica 24. Cambiamo dunque genere, martedì 28 settembre alle ore 18:30 i Lions Marchesi del Monferrato hanno in programma un aperitivo benefico di raccolta fondi in favore del restauro della chiesa di Santa Caterina, che in questi giorni ha iniziato una nuova importante fase nella valorizzazione e conservazione del monumento barocco. I prossimi mesi saranno quelli che vedranno tornare a risplendere l'intera facciata. La partecipazione all'aperitivo è offerta a minimo 30 euro e la suggestiva location scelta per il charity event è quella degli spalti del castello del Monferrato. Ricordiamo che ovviamente è obbligatoria la prenotazione via mail info@santacaterinacasalemonferrato.it. Una notizia di sport, il basket si è tenuta l'altra sera nella splendida cornice del castello dei Paleologi, la presentazione della J-Basket Monferrato per la stagione 21-22. Alla presenza di tutto il consiglio di amministrazione della società e di tutti gli sponsor, sono stati presentati ufficialmente i giocatori che formeranno il roster della JB Monferrato che prenderà parte al campionato di serie A2, oltre che ai futuri progetti societari. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Casale, Federico Riboldi, che dopo il tradizionale saluto istituzionale ha introdotto Paolo Secco, presidente di Energica, che ha parlato della sponsorizzazione per la stessa JB Monferrato e ha inoltre annunciato il cambio di denominazione del Pala Ferraris
che a partire da inizio 22 si chiamerà Pala Energica. Quella che nacque come festa dell'uva si è via via trasformata diventando nel tempo festa del vino prima e festa del vino del Monferrato UNESCO poi. Un percorso che ha messo sempre più al centro il nostro splendido territorio, giungendo ad essere oggi la festa di tutti. Con queste parole, venerdì scorso, il 17 settembre, il vice sindaco Emanuele Capra ha dato il via alla 60esima edizione della Festa del Vino del Monferrato UNESCO. A tagliare il nastro di Cali Centro, invece, il sindaco Federico Riboldi, che ha voluto porre l'accento sull'importanza di fare squadra. Il Gran Monferrato sta diventando realtà, unendo di nuovo lo storico territorio che andava dalle colline alle pianure, lavorando insieme con l'obiettivo di rilanciare un turismo fatto di eccellenze, e ricordiamo che stiamo tornando ad essere protagonisti. Dopo i saluti istituzionali si sono poi aperti alle 19 i cancelli per far entrare i primi commensali che hanno potuto gustare le prelibatezze preparate dalle prime 4 delle 14 proloco che si susseguiranno nei due fine settimana di Cali Centro. Alla fine della 3 giorni dell'atteso evento sono state oltre 3.800 le persone che hanno pranzato e cenato nella splendida cornice del Castello Casalese, accompagnando i piatti della tradizione culinaria monferrina e vercellese con i vini di ben 50 produttori. Ora appuntamento al secondo fine settimana di Cali Centro. Vediamo il calendario per il 24, 25 e 26. Due turni venerdì sera dalle 19 alle 21 e dalle 21.30 alle 24 e 4 sabato e domenica. Dalle 12 alle 13.30, dalle 14 alle 16 per quanto concerne ovviamente il pranzo, poi dalle 19 alle 21 e dalle 21.30 alle 24 per la cena. Ovviamente per partecipare è necessaria la prenotazione, che è possibile effettuare collegandosi sul sito di Festival del Vino del Monferrato e scegliendo in base alle proprie preferenze dove sedersi in uno dei tavoli disponibili presenti sulle planimetrie. È previsto un diritto di prevendita minimo di 2 euro per un tavolo da 2 posti e di 4 euro per un tavolo da 4 posti. Si potranno riservare fino a 2 o 4 tavoli per un totale di 8 posti a singola prenotazione. Gli enti del terzo settore avranno tempo fino alle 12 di lunedì 27 settembre per presentare la propria manifestazione di interesse al nuovo progetto avviato dal Comune di Casale Monferrato, la coprogettazione di interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio economico-sociale e non ricollocabili sul mercato del lavoro per limiti anagrafici. Lavoro e sociale insieme per arginare la pesante crisi occupazionale che vede interessate specialmente le fasce più deboli della popolazione. Questo è quanto ha spiegato il sindaco Riboldi e con questo avviso pubblico vogliamo ancora una volta avvalerci della professionalità e competenza del terzo settore per avviare un importante progetto di inserimento lavorativo. Il progetto ha infatti l'obiettivo di favorire la collocabilità lavorativa di persone in status di svantaggio economico e sociale, con disabilità superiore al 45% o disoccupate over 58, prive di ammortizzatori sociali, al fine di evitare situazioni di disagio ed emarginazione, agendo sulle capacità di consapevolezza e crescita di ogni individuo ed in particolare, nel caso di soggetti over 58, favorire l'invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento di requisiti pensionistici. Chiudiamo con una notizia degli amici del Po. Dopo un anno di sospensione, forzato ovviamente a causa del Covid, torna domenica 26 a Casale il tradizionale appuntamento con la gara dei Parcè, organizzata dagli amici del Po di Casale. Per l'occasione l'associazione monferrina ha deciso di rendere ancora più facile quella che sarà la partecipazione degli esperti barcaioli e dei neofiti del remo a punta, rendendo gratuita l'iscrizione. Il programma si concentra nella mattinata all'imbarcadero di Viale Lungo Po Gramsci, a pochi passi dal Castello di Casale e dall'altro lato della piazza rispetto a quello che è il Luna Park. Alle 9 aprono le iscrizioni gratuite che chiuderanno alle 9.50. Le discese cronometrate sul percorso segnato da boe facilmente visibili dal Grande Prato all'imbarcadero inizieranno dunque alle ore 10 circa e tutti i partecipanti si sfideranno a bordo dei barcè forniti dall'organizzazione, singolarmente e a coppie. Per stilare la classifica sono previsti speciali e buoni per le donne e per i minori di 18 anni. Da parecchie edizioni a farla da padrone sono i lombardi Orbelli,
con uno di loro, Lello, campione anche nell'ultima edizione, che fu quella del 2019, sia singolarmente che in coppia. Ricordiamo inoltre che al termine dell'evento gli Amici del Po propongono un pranzo conviviale per celebrare le premiazioni. Per partecipare anche in questo caso, lo ripetiamo sempre ad ogni evento, ma purtroppo siamo in questa situazione, contributo di 25 euro per gli adulti e di 10 per i bambini, è obbligatoria la prenotazione su WhatsApp al numero 349 83 93 726. Il regolamento completo comunque della gara è sul sito www.amicidelpo.it. Informazioni sempre sul sito ufficio stampa Amici del Po oppure amicidelpocasale.it. È tutto per questa edizione, noi vi ringraziamo per aver scelto la nostra informazione, quella di Fraser TV, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.